La sedia è rinnovato, quindi paga a tutti stasera. Lasciamo, dai, 77! Marco! Applausi Roma! Allora, siamo zitti perché sennò si sente poco, devi un po' strillare, eh? Allora, sicuramente Marco Cassetti felice per questo rinnovo contrattuale, sei arrivato a Roma da tanti anni, conosci l'ambiente e soprattutto quest'anno una stagione straordinaria, dunque rinnovo più che meritato. Magari forse sotto un aspetto personale è una delle migliori stagioni. A livello globale della squadra non abbiamo magari fatto quello che ci aspettavamo di fare, di stare in un posto magari di alta classifica, questo dispiace, però è l'unica promessa che posso fare, che anche i miei compagni ogni giorno ci diciamo tra di noi, è quella che cercheremo di raggiungere l'obiettivo minimo del quarto posto e ci metteremo tutto l'impegno. Un obiettivo difficile sicuramente, perché comunque è lontano 6 punti, anche se il calendario adesso ci mette davanti Juventus ed Udinese e la Roma può sicuramente, no, comunque far bene. Sì, sicuramente dopo queste due partite si potrà sapere qualcosa di più per il futuro del campionato. Per quanto riguarda il tuo rinnovo, non è stato difficile, anche perché tu sei un professionista esemplare. No, non è stato difficile, anche perché il mio desiderio era di continuare questa storia iniziata 5 anni fa e fortunatamente si è risolta nel migliore dei modi e sono contentissimo. È mancata in questi anni di costanza incredibile un po' la nazionale del Cassetti? No, io cerco di fare il meglio ogni volta che scendo in campo, poi ci stanno dei selezionatori che mi hanno passato, qualche volta mi hanno convocato, poi mi hanno lasciato i margini, ma per me non c'è nessun problema, anzi adesso sono contento che la nazionale dia spazio ai giovani perché è un po' da rifondare. Ascoltami, sicuramente è stato importante in questi anni, no, conoscersi bene. Questo è un gruppo di cui si è detto tanto e forse troppo, però tante volte ha dimostrato che è un gruppo molto unito. Sì, quello diciamo che è la base di questa società, da quando sono qua io è sempre stato così. Il gruppo è sempre stato unito, cercando di uscire nelle difficoltà, nei momenti difficili tutti insieme, e questa è la cosa importante. Ultimissima, se ti chiedessi di ricordare un momento, ti viene in mente il 77esimo di una partita? Beh, a livello personale a livello di squadra, anche se abbiamo magari raccolto poco di quanto meritavamo, penso a una Coppa Italia, una Supercoppa, che comunque sono dei trofei che vanno a riempire la bacheca da Roma. Su Totti? Non c'è tanto altre parole da spendere. Tutti lo conoscono, tutti, soprattutto qua a Roma, sanno qual è il valore sia umano e sia sportivo, quindi non c'è niente da aggiungere. Grazie.